Si parla di lavoro in agricoltura e purtroppo le cronache dei giorni scorsi ci riportano il tema del caporalato anche in Toscana alla ribalta. Valentino Berni, presidente di CEA Toscana, qual è la situazione nella nostra regione? Ma la situazione della nostra regione è in questo momento appunto portata alla ribalta, è una situazione che è molto complessa. Primo partiamo da un punto fondamentale. Il punto fondamentale è che manca in questo momento nel mercato lavoratori disponibili a entrare nel mondo agricolo. Dobbiamo iniziare a progettare e a cercare di trovare una soluzione per questo, perché sennò le nostre aziende rischiano piano piano di chiudere perché non riescono a trovare gli operai, i collaboratori che le aiutano a mandarle avanti. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere questo momento in cui giustamente e con forza condanniamo il caporalato per iniziare a ragionare di politiche del lavoro più eque e giuste per tutti, per i datori di lavoro e per i lavoratori. Dove andare a intervenire? Sicuramente ci sono vari punti. La dismissione dei voucher ha creato grandi problematiche nel nostro settore. Per il nostro settore sicuramente un'opportunità virtuosa, magari per altri no, ma per il nostro sì. Quindi la condanna del voucher ha creato un problema. Ma non solo quello, perché in questo momento nei nostri territori abbiamo bisogno di immigrazione, abbiamo bisogno di un'immigrazione che sia però coordinata e gestita. Questa immigrazione coordinata e gestita deve essere, secondo me, gestita all'interno dei centri dell'impiego, deve essere dato dignità al lavoratore che arriva, deve essere dato dignità e formazione, perché quella è fondamentale per far sì che quel lavoratore si evolva e dia sempre un lavoro più qualificato alle nostre aziende. E allo stesso tempo non dobbiamo prendere questo momento per far sì di creare su quest'onda ancora più adempimenti per le nostre aziende che già si sentono in difficoltà in questo momento perché devono andare a fare dei controlli che sono dei controlli che spetterebbero a altri enti e non sicuramente a un'azienda agricola che appunto strozzata dal fatto che non trova lavoratori, spesso si rivolge a ditte che a dare in appalto i propri lavori a delle ditte esterne e si deve andare a controllare quello che succede dentro la ditta esterna, cioè tra virgolette deve seguire quasi il lavoratore fino a casa per capire quello che succede dopo che ha finito il lavoro, pur pagando in maniera dignitosa quella ditta e quindi pur dando quello che è opportuno e giusto. Siamo in difficoltà nel fare questo tipo di percorso. Non è il percorso che spetta all'azienda agricola, spetta sicuramente alle forze dell'ordine e non abbiamo paura di trovarci domani degli adempimenti appunto che ci vincolano ancora di più e rischiano di mettere ancora più in difficoltà le aziende agricole per poi appunto rischiare di farle chiudere.